Ciao a tutti e benvenuti a questa videoanalisi settimanale. Prima di partire con l'euro-dollaro, vi ricordo che dal 23 agosto, lunedì, ritorna Market Briefing, quindi vi attendo assolutamente a partecipare con noi all'appuntamento quotidiano dalle 8:45. Bentornati a tutti, bentornato a Market Briefing. Partiamo dall'euro-dollaro. 1,17 si conferma il livello tosto, lo vedete bene qua. Abbiamo ora un 1,1699, insomma la chiusura, siamo stati anche un po' sotto, ma si vede che questo è un livello tosto, ancora di più lo sarebbe 1,16 e ormai dobbiamo considerare anche cosa potrebbe succedere sotto. Allora diciamo che l'area 1,1420, 1,14 è il supporto successivo. Positività solo in caso di ritorni sopra 1,18, ma soprattutto se si andasse sopra quell'area di 1,19 che è il vero e proprio livello spartiacque. Passiamo ora alle commodities, dove spicca il petrolio, poi vedremo i titoli. Perché? Perché rompe l'area di supporto intorno ai 66 dollari e scende giù, lo vedete subito, lo si vede immediatamente, subito sul primo livello di supporto, quello di quest'area intorno ai 62 dollari. Il più forte, il più tosto, il successivo sarebbe questo, collocato intorno ai 57 dollari, diciamo, per barile. Come vedete, questo è un livello assolutamente rilevante. Stiamo a vedere quindi che cosa potrà succedere. Andiamo invece a vedere come si è comportato l'oro, che ha un po' di forza relativa, nel senso che ha recuperato. Si è rivelata, lo ricordiamo, nel periodo agostiano fondamentale quest'area dei 1680 dollari. I 1765 sono tornati a lavorare, ma è in questa fase, poco sotto i 1800 dollari, che troviamo un po' di fastidio per un eventuale recupero. Sopra 1790, 1800 avremmo i 1835 dollari che ci aspettano lì, come dire, come forte resistenza. Quindi stiamo a vedere che cosa succederà. Un momento particolare sui mercati, lo dico anche nel podcast che vi invito ad ascoltare, e quindi attenzione a questa settimana che vedrà l'importante simposio di Jackson Hole. Credo che fino a lì si potrebbe andare un pochino come in attesa per capire che cosa poi potrebbe dire Powell. Andiamo quindi a vedere che cosa succede sui listini americani, quelli degli indici azionari, e così troviamo subito di nuovo la ripetizione di quel pattern, no? Di quel buy on dip che, come dire, sembra di nuovo essere tornato protagonista, vedete? Tutte le volte che il mercato tenta un affondo arriva una reazione. Quindi di nuovo qualcuno che ha comprato diciamo questo tuffo all'indietro, c'è stata una bella reazione nella seduta di venerdì, almeno per quanto concerne l'S&P 500. Perché? Perché il Nasdaq è rimasto in una fase laterale, lo si vede bene qui dove si capisce che siamo imbrigliati come in una specie di box, no? Chissà da quale parte vorrà uscire l'indice tecnologico americano, staremo a vedere che cosa ne verrà fuori. In Europa invece, complice la chiusura anticipata per motivi di fuso orario anche della seduta di venerdì, siamo rimasti un po' con l'accendino lì, così diciamo il cerino in mano. Eccolo quindi il DAX reagire sì dai minimi delle due sedute, diciamo dal test dei 15.600, però non ha dato l'Europa la stessa percezione di reazione che si è avuta negli Stati Uniti. Questa, come dire, immagine di un'Europa nuovamente un po' più debole la si ha anche guardando l'Eurostock, che è tornato a fare un pullback intorno all'area 4.120-4.100, che aveva a lungo contenuto qualsiasi velleità di rialzo, mentre invece, diciamo così, anche sul FIB si è visto poi un movimento del genere. Anche il FIB, come vediamo qua, ha visto un pullback della resistenza violata dei massimi precedenti, ora a supporto, e come vedete il test dei 25.700 ha funzionato e ha visto l'indice un po' recuperare. Vedremo poi con la seduta di lunedì dove verrà andarsi a proporre l'indice. Ecco, diciamo anche che in borsa si è visto anche che ci sono alcuni titoli che sono rimasti forti e alcuni titoli che hanno subito prese di beneficio. Le prese di beneficio hanno coinvolto soprattutto, lo vediamo qua in particolare, i titoli bancari che sono stati venduti, i titoli del comparto automobilismo, quindi automobilistico, quindi tutta la galassia degli agnelli, lo vediamo bene in questa immagine, ha sofferto. Guardate, Ferrari
che ritorno, diciamo, di vendite ha visto, e anche lo vedremo tra poco con Stellantis, che ha un grafico che si è comportato, lo vedremo, con prese di beneficio in modo piuttosto negativo. I titoli invece che sono rimasti sugli scudi sono soprattutto i titoli del settore delle utilities, che è vero, venerdì hanno vissuto una seduta, come dire, un po' d'allarme, però qui questo è l'unico settore dove sono continuati gli acquisti che erano cominciati la scorsa settimana, a fronte del fatto che titoli come Campari, come vediamo, hanno subito delle prese di beneficio. Dicevo, i titoli delle utilities abbiamo visto A2A, guardate Enel, quanti acquisti ci sono stati, guardate Hera, ma poi soprattutto tra poco vi farò vedere assolutamente, per esempio, titoli come Terna. Guardate che rialzo qui, come dire, qualcuno è entrato, qualcuno ha preso senz'altro posizione, o anche Snam Rete Gas hanno avuto momenti molto buoni di rialzo. Che dire, ancora dire, bisogna dire che i titoli petroliferi invece hanno sofferto, abbiamo visto poco fa il petrolio, guardate Eni come si è mossa verso il basso, e guardate anche come si è mossa verso il basso Saipem, perché con la rottura ribassista del petrolio il mercato è tornato molto indietro, ma anche Tenaris, che ha un indotto sul settore, ha sofferto molto la scorsa settimana. Uno dei titoli invece che ci sono, come dire, che sono rimasti più forti e che hanno forse tra i grafici più interessanti è stato Diasorin. Sono due, diciamo, sia Diasorin che, ricordate, guardate che bella crescita di Assorin, sale con una 45 gradi praticamente senza soluzione di continuità, ma anche, ricordati, ha un bel grafico ed è andata a segnare un punto, a segnare un nuovo massimo importante. Anche Interpump, che diciamo è stato uno dei titoli migliori ultimamente sul listino, ha continuato, nonostante qualche presa di beneficio, comunque a comportarsi piuttosto bene. Ma dicevamo del petrolio, e non sono solo i titoli italiani, guardate che cosa succede negli Stati Uniti con la rottura del supporto anche per ExxonMobil, assolutamente interessante, ma soprattutto lo si può vedere su Chevron, che ha avuto, diciamo così, una caduta, se possibile, anche più significativa. E allora, come dire, abbiamo visto un po' di titoli italiani, un po' di titoli americani, andiamo a vedere anche quali sono i due titoli americani che attualmente sono i miei preferiti. Uno è Apple, che ha già fatto un tentativo di superare i 150 dollari, è in una sorta di triangolo, lo vedete, rialzista ovviamente, e ha fatto un abbozzo di chiusura sopra i 150 dollari. Per ora non ha tenuto, però potrebbe essere davvero interessante in caso di riuscita. Il secondo invece, che ha un grafico più pulito, con un breakout più evidente, è Microsoft, che continua a piacermi, ha superato anche i 300 dollari. Il pullback, diciamo, in area 2,90, che era il pullback sulla rottura del triangolo precedente, ha funzionato molto bene come opportunità, perché il mercato da lì ha dato il via a un movimento interessante. Insomma, ci attende una borsa frizzante, ci attende Jackson Hole, ci attende una settimana importante. Saremo insieme in Market Briefing. Vi do appuntamento alla prossima. Ciao!